Si è svolta il 15 e il 16 di ottobre 2021 ad Agropoli la seconda sessione dei corsi dedicati ai volontari della Protezione Civile. Il Cervene, in collaborazione con la Fondazione Mida di Pertosa e Auletta e il CRIPAT, infatti hanno proposto un percorso formativo diretto ad accrescere tra i volontari di Protezione Civile della Regione Campania le competenze in igiene, sicurezza alimentare e gestione animali all'interno di un'area di accoglienza. Il volontariato di Protezione Civile rappresenta un attore fondamentale nel garantire attività di prevenzione, gestione e sicurezza individuale e collettiva all'interno delle comunità e in occasioni di emergenza. Ecco dunque che nasce il corso, che nella sessione di Agropoli ha visto la partecipazione di diversi docenti, tra cui quelli del CRIPAT di Napoli e la sezione dell'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Sanità. Stefano Foschini, Associazione Nazionale Alpini, questa mattina ad Agropoli per la formazione ai volontari di Protezione Civile, formazione che, come lei ha detto, è sempre necessaria e deve essere sempre continua. Sì, la formazione è appunto fondamentale per tutti i volontari di protezione civile e per tutti coloro che si dedicano alla protezione civile. È un punto fondamentale, deve essere curata, fatta da esperti e durante la quale va data una formazione base di protezione civile, ma anche formazione specialistica. Parliamo anche di formazione specialistica nelle varie attività che vengono svolte dai volontari, che vanno dall'utilizzo della motosega alla cucina campale, come nel nostro caso, oppure anche formazione per addetti, per sanitari addetti all'attività di controllo. È quindi un punto fondamentale. La mia presenza oggi è proprio dedicata sia alla formazione di volontari di protezione civile qua del comune di Agropoli, di cui ringrazio l'amministrazione per l'ospitalità, e per il corso di formazione e di perfezionamento dedicata a medici, veterinari, igienisti della Campania e non soltanto, per evidenziare le criticità che vengono a svilupparsi tipicamente in un campo di accoglienza destinato alla popolazione in corso di emergenza. La sua lezione è stata molto seguita, anche perché lei ha parlato anche delle sue esperienze, parlava dello Sri Lanka e di altre esperienze per quanto riguarda appunto l'attività di volontariato di protezione civile. Quanto l'esperienza è importante? L'esperienza è fondamentale. Io qua rappresento la sanità alpina dell'Associazione Nazionale Alpini, e l'esperienza è fondamentale perché fa comprendere, fa prevedere le problematiche che vengono a svilupparsi, quindi intervenire prima ancora che si sviluppino queste problematiche, e fa comprendere la vera attività e la sofferenza anche della popolazione in un contesto come quello di emergenza. Il ruolo del volontario è di sopperire, di prevedere queste problematiche. Noi volontari tipicamente siamo in un campo di accoglienza per 7 giorni, difficilmente di più, 15 giorni. La popolazione ci sta per 5, 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi. Tutta la nostra attenzione deve essere volta proprio a prevenire le problematiche che vengono a svilupparsi in queste circostanze. Inoltre, a partecipare al corso di formazione per i volontari della Protezione Civile anche l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno, con un nuovo progetto davvero interessante per l'uomo. Anna Chiara Coppola, Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno di Portici. Tu fai parte di un gruppo che si sta occupando di una materia particolare che riguarda un po' tutta la popolazione. Uno studio che è stato avviato da un po' di tempo e che è una prosecuzione di quello che è il SPES, di cui ci siamo già occupati in precedenza. Sì, con il mio gruppo di ricerca per l'Istituto Zooprofilattico ci occupiamo principalmente di andare ad approfondire quella che è la correlazione tra ambiente e salute umana, e quindi andare a valutare tutto ciò che riguarda l'inquinamento ambientale e che può poi aumentare il rischio per la salute della popolazione. In particolar modo da pochi mesi è stato avviato
stato un nuovo programma voluto da parte della Regione, un piano per contrastare l'inquinamento ambientale, il rischio di inquinamento ambientale, all'interno del quale sono previste una serie di attività, tra cui alcuni studi clinici che rappresentano un po' quella che è il secondo step di quello che è stato lo studio iniziale che abbiamo svolto nel 2016, ovvero SPES, questo studio che è andato a valutare l'esposizione della popolazione campana all'inquinamento ambientale. Ad oggi il nuovo programma prevede un focus particolare su una classe di lavoratori che, per il tipo di lavoro che svolgono, sono esposti a determinati contaminanti. Quindi parliamo di categorie come i vigili del fuoco o personale addetto a spegnimento di incendi, operatori di impianti di trattamento di rifiuti, lavoratori di lavanderie e concerie, agricoltori che sono a stretto contatto ad esempio con fitofarmaci, pesticidi. Lo studio è da poco ripreso, diciamo, per un fermo che ci è stato dato in maniera forzata dall'emergenza pandemica Covid, e quindi quello che attualmente stiamo facendo è avviare la fase di reclutamento, quindi cercare di diffondere quella che è la notizia relativa allo studio e sensibilizzare e ottenere la disponibilità da parte di classi di lavoratori a partecipare al nostro studio. La fase successiva, che penso nel prossimo 15 giorni, mese massimo, avrà inizio, sarà quella di andare a fare i prelievi di sangue alle coorti di lavoratori che avremo reclutato. Il prelievo di sangue, in aggiunta a un campione di urine, servirà per svolgere delle analisi specifiche e andare poi a fare quelle che saranno le valutazioni analitiche. Sul sangue andremo a valutare biomarcatori di esposizione, quindi in parole semplici andremo a valutare quelli che sono i livelli di metalli, diossine e composti di ossine simili nel sangue. Andremo a valutare i biomarcatori d'effetto, quindi andare a vedere che tipo di effetti l'esposizione a determinati contaminanti può avere all'interno del nostro organismo, e poi una serie di metaboliti che possiamo andare a riscontrare sul campione di urina. Un'ultima domanda: le aree che sono state scelte? Allora, per quanto riguarda lo studio SPEL, è uno studio prettamente focalizzato sulle coorti di lavoratori, quindi le coorti che noi avevamo individuato per quanto riguarda lo studio SPES non vengono riscontrate in questo tipo di attività, perché l'esposizione è strettamente correlata al tipo di lavoro svolto, e quindi riguarda l'intera regione Campania, in quanto il focus è sulla regione Campania.